ringrazio il Consiglio Nazionale per il tempo che mi ha concesso, prima di tutto ringrazio voi, mi dicono che sono iscritti quasi 2000 notai, è stato un grandissimo congresso, un grande successo. Vi porto, come vi dicevo, il saluto del nuovo consiglio direttivo del sindacato sociale notarile, eletto da pochissimi giorni, di cui io sono il nuovissimo presidente, nuovissimo in elezioni, perché potete vedere che comincio a essere già un po' attempato. Sapete voi che il sindacato sociale notarile è nato quel giorno in cui qualcuno disse che male c'era dare un po' di meno da notaio. Da qui la sua vocazione specifica, che è quella di difendere con fermezza la dignità del notariato italiano, che oggi è lesa continuamente a causa della superficialità culturale e giuridica che dilaga nel nostro paese. Comunque, abbiamo tutti accolto con grande piacere e grande soddisfazione le gratificanti parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Giustizia, del Presidente del Senato, poi si è aggiunto anche l'Onorevole Giorgetti e il Senatore Grassi, che hanno portato in questa sede, e non possiamo solamente trascurarlo, un vento di serenità. Il nostro Consiglio Nazionale saprà incentivare al meglio per difendere il nostro ruolo e che condurre le nostre competenze verso nuovi e più stimolanti settori. Molti di voi sono scettici, dicono sono politici, si tratta solo di parole, aspettiamo i fatti. Certamente, questo è vero, però dal mio angolo visuale io personalmente sono molto contento, molto gratificato, perché indipendentemente da quello che abbiano detto, anche se fossero venuti qui facendo scena muta, il fatto stesso che siamo stati gratificati da tanti personaggi illustri è già un fatto, un piccolo fatto, ma è un fatto. Rimane adesso al Consiglio Nazionale, come dicevo, quello di sviluppare questo filo che ci è stato concesso. Naturalmente, tornando ai nostri studi, noi al momento continueremo a essere vittime di umiliazioni da parte dei clienti che non riescono a capire l'apporto culturale del notaio e la sua funzione di tutela dei cittadini. Continuiamo a ricevere anche dai mass media continue lesioni alla nostra dignità, con raffigurarci come una casta chiusa che si tramanda di padre in figlio, o comunque come esercenti un'attività che può essere svolta adeguatamente senza alcuna preparazione dal figlio del portiere brillante studente del primo anno di giurisprudenza. Mi sia concesso rilevare che anche in uno dei nostri dibattiti, in una tavola rotonda, uno dei componenti a un certo punto testualmente ha detto: ma quante sono le leggi che voi notate studiare? 100.000? Beh, è sempre molto meno dei dati che deve lavorare il mio studente per preparare la tesi. Qual è il significato che vi ho colto? Che il suo studente, non del primo anno ma dell'ultimo anno, è più capace di noi notai a svolgere il nostro mestiere. Chiudo la parentesi perché non voglio essere polemico, magari ho capito male. Certamente ho mancato di carità cristiana. Comunque, vista questa situazione, il sindacato continuerà a compiere tutti i passi necessari per puntualizzare la verità con tutte le iniziative che il suo ruolo gli permette, fermo restando che non disprezziamo affatto l'attività politico-diplomatica che consideriamo essenziale, specie se è essa che ci ha condotto alle parole degli esponenti politici di cui ho detto. Ma nell'attesa riteniamo giusto ricordare sempre che esiste una linea rossa di rispetto della professione e dei professionisti che non si deve superare. Così per l'importante tema di questo congresso. L'innovazione tecnologica ha creato una forte aspettativa per la semplificazione burocratica del Paese, desiderio nobilissimo, ben fondato, data l'attuale situazione della pubblica amministrazione, ma che non può essere una scusa per abbattere gli istituti giuridici su cui si fonda la nostra società, sostituendoli con l'anarchia, in base al principio che consultando un po' internet tutti sono capaci di tutto. L'innovazione tecnologica, dalla quale i notai non sono certo mai stati superati, non può giustificare la credenza che le macchine possano sostituire la mente umana e, per quello che ci riguarda, la valutazione del notaio.
Era così quindi con questo spirito e con questo programma che il sindacato sociale notarile chiede a tutti i colleghi appoggio morale, suggerimenti, consigli, oltre ovviamente a pratiche e segnalazioni di fatti che non devono rimanere senza risposta. Grazie per l'attenzione, colleghi.